Settima ed ultima puntata del Tutto Govi. È il 1960, Govi ha 75 anni, ha incominciato a recitare da filodrammatico a 12 anni, quindi calca le tavole del palcoscenico da oltre 60 anni. Ha divertito numerose generazioni di spettatori. Ora ha il diritto, il pieno diritto, di riposarsi, di guardare al passato, di godersi con tranquillità e senza fatica, senza ulteriori sforzi, i frutti di una carriera così lunga e prestigiosa. Una vita molto semplice, però usciva tutti i giorni, voleva sempre uscire tutti i giorni. Giocava, si giocava, sì, anche giocava non bocce, più come prima, ma giocava ancora bocce perché il suo amico era un fanatico. Caro amico aveva della casa. Si chiamava Adolfo Della Casa. Oltre a essere uno sport tra i più sani e i più economici, cosa quest'ultima non trascurabile, praticato dall'uomo di tutte le età, e dicendo uomo non intendo escludere il sesso gentile, è lo sport forse più aderente al momento, è lo sport più democraticamente democratico. E sì, perché il gioco delle bocce livella quasi automaticamente le età, le persone e lo stato sociale di queste, senza provarne il minimo disagio, trovi a giocare insieme il giovane col vecchio, il tranviere col direttore di banca, Sua Eccellenza il ministro con l'impiegato statale, il padrone di casa con l'inquilino dal fitto bloccato, l'insigne chirurgo col garzone del macellaio e, per dirne ancora una, il parroco del paese col contadino estremista. E bisogna vedere come vanno d'accordo e come sono felici di essere insieme. Eh sì, perché uno si accosta bene e l'altro boccia che è un piacere. Basta una bocciata sul pallino o una bocciata data a tempo per vederli stringersi la mano con grande effusione, quando non li vedi addirittura abbracciarsi. E allora io penso che se la maggioranza dell'umanità giocasse a bocce, non ci sarebbe più bisogno né di patti atlantici né di cortine di ferro. Non vi nascondo che a un certo momento ho dubitato che la mia popolarità di attore venisse offuscata dalle mie qualità di giocatore di bocce. Mi trovavo a Sanremo per una recita benefica e una mattina, passando davanti al casinò, la mia attenzione venne attirata da due ragazzetti che stavano animatamente discutendo davanti a un manifesto che annunciava la mia recita. Mi avvicinai e raccolsi questo dialogo. Esci, te dico desci, Govi, Gilberto Govi, ulen si go da bocce. Govi si go da bocce. Esci, sì, ulenassu, ma un recita anche. Sì, ti dico di sì, Govi, Govi, è un giocatore di bocce, giocatore di bocce. Sì, è un asso, ma recita anche. Per riposare lo spirito, lui o giocava a bocce o giocava a poker. Lo mandavano a chiamare. È un gioco, poker è un gioco da freddi, da calcolatori. Ma Govi, guardi, che aveva i nervi forti e sapeva appunto regolarsi anche nel gioco, Difetti, Devote bluffava, riusciva a bluffare, non per, diciamo,
voler guadagnare per forza, per la gioia appunto di vincere. Giocava bene, giocava molto bene a poker. Era molto cercato, molto desiderato nelle famiglie, poi era sempre taciturno. Ma di tanto in tanto, per cambiare un po' l'atmosfera, veniva fuori con qualche barzelletta e divertiva i suoi amici di gioco. Nel 1961 Govi appare sugli schermi televisivi come interprete di una serie di caroselli pubblicitari. Insistettero molto, evidentemente. Gilberto veramente non mai approvava pubblicità, mai. Vero? Anzi, si permetteva di criticare chi faceva il carosello perché gli pareva che fosse una cosa nobile, dignitosa per l'attore. Che questa cosa dipendesse soltanto per il guadagno, ecco. Sì. Ecco. Devo dire che lui a furia di insistere, e si vede che gli hanno fatto anche una buona proposta, e allora finito. Certo. No, ma glielo chiedo perché dalle lettere che ho visto, eccetera, lui affrontò in un modo professionale. Serissimo la cosa. Sì, sì. Concludendo. Forse anche perché è arrivata l'epoca di evitare ogni lotta e cercare invece di vivere per quanto è possibile un poco in pace. Evitare ogni lotta con chi? Con le comodità della vita, vita nomade e anormale quella dell'attore. Con le imprese, con la critica che se ti dà grandi gioie è anche pronta, sia pure per motivi personali, a stampare cose spiacevoli che sono sempre fonte di amarezza. Con gli autori che sono pronti sia a baciarti le mani come a toglierti il saluto. Con gli attori, pronti a metterti sull'altare come a cacciarti all'inferno, diffamarti, ricattarti. Agli amministratori, che come ti leccano le mani e i piedi, sono sempre pronti a pugnalarti nella schiena. Con altre grandi e piccole miserie della vita che, data la fede di nascita, si renderà sempre più difficile affrontare e sopportare. A tutto questo ho rinunciato, e vi pare poco. Se una volta affrontare tutto ciò e vincere era piacevole avventura, oggi è una preoccupazione che vorrebbe dire alla mia età una troppo pesante e pericolosa spada di Damocle. Carosello ha preso il posto nel mio impianto artistico della valvola di sicurezza. Mi permette che la corrente possa correre ancora lungo i fili del mio impianto con tranquillità. Penso di avere così evitato i noiosi, pericolosi, preoccupanti cortocircuiti. Gilberto Govi in Bacere Baciccia. Baciccia, le 5 lire! Le 5 lire, baciccia! Le 5 lire sono qui, ma le prenderà chi risponderà giusto. Eh? Sì. Dunque, sì, sopra un albero ci sono 20 uccellini. Passa un cacciatore, spara, ne ammassa 10. Quanti uccellini rimangono sull'albero? 10. No. Nessuno. No, uno, che poverino è sordo, non ha sentito la fucilata e domandava, cos'è successo? E le 5 lire restano a casa. Mio nonno, che era più vecchio di me, me lo diceva sempre. Bacere Baciccia, che lenza. Padre Baciccia, buongiorno. Buongiorno, comandante re. E quando la vediamo ancora un po' con la televisione? Ma non so. Almeno un po' di carosello. Mi? Carosello? E perché con le palanche che potrebbe guadagnare? Lei tratta i biglietti da 1000 come fossero patatine fritte. Sarà, ma Govi pubblicità, carosello, mai. Ma perché? Ma cosa aspira, commendatore, che poi dicono però quello, che uomo, c'è la testa. È più facile che dicono però quello, che scemo. Scusi, commendatore, ma mentre ci dicevo scemo, eh? Ditelo pure, sono anni che me lo sento dire, ma Govi carosello mai, da questo orecchio non ci sento. Da questo, ma da chi? Negli anni tra il 1960 e il 1965 sono poche le apparizioni pubbliche di Govi, anche se ogni volta fa notizia, soprattutto in occasione di premi e di votazioni.
solo in qualche rara occasione concede un'intervista. Già che siamo in tema di torta pasqualina, permettetemi di fare gli auguri per la Pasqua, e al modo cristiano di Padre Mariano. Pace e bene sia per tutti. Si è ammalato, mi pare, del 62, Gilberto, e che è un particolare molto, molto, direi commovente questo, che siccome ognuno avevamo la nostra camera, vero? E io, dalla camera di Gilberto, dalla sua camera entrava nel corridoio e quindi vedeva la mia camera, dov'ero, e mi salutava sempre. Per tanto tempo diceva ciao, addio, a più tardi, che so io. Dopo che si è ammalato, passando dalla mia camera, prima di uscire, mi diceva salute. E io per qualche giorno gli ho ripetuto, salute. Cambiato, salute. Poi un certo momento mi è venuto in mente di dire, ma scusa, ma perché mi dici, mi saluti in quella maniera, mi dici salute? E lui, poverino, con un'espressione molto triste, ha detto, cos'è che è più bello da salute? Che cosa c'è di più bello della salute? Qui è con l'amico e commediografo Enrico Bassano. Ho sentito, ma vedi, finché si tratta del porto di casa mia va bene. Tu lo scrivi, io lo recito e siamo d'accordo. Qui si tratta della cucina di casa mia, o meglio, di casa nostra. E allora permettimi che questa volta proprio collaboriamo. Tanto i diritti d'autore che lo chiedono. Lo sapevo. Dunque, chiu Gianissaro... Ombre, sì? cosa comandiamo qui? Comandiamo? Oh, bene, commendatore. Non commendatore, no. I titoli, siamo in una cucina, mandiamoli a farsi friggere i titoli, piuttosto cosa abbiamo? Dunque, siamo dito. Dove cominciamo? Potremmo cominciare con un bel antipasto. Cominciamo male. Ecco, antipasti niba che vuol dire? Niente. Antipasto, lo dice la parola, no? Guardi. Antipatico, antiaereo contro l'aereo, antirugine contro la ruggine, antipasto contro il pasto, quindi niente antipasto. Piuttosto vediamo. Allora, cosa che muoviamo? Allora vediamo un po', sì. Un buon brodo di capone. Brodo capone, ma che dito che ti do? Ah, pezzetti di cosa? Di tripa? E tu che tin delle ganega? Che siamo? Salciccia. No, Luganega. Salciccia in dialetto italiano, ma in lingua senese Luganega. Luganega. E dentro? Basta così un brudetto così per chiudere. Dentro buttiamo i maccheroni di Natale. Maccheroni di Natale. Adesso ci siamo, maccheroni di Natale. Benissimo. E là? Allora là cosa vuole? Bello. Bibin arrosto. Come? Tacchino in dialetto italiano, ma in lingua senese bibin. Tacchino. Mi è spesso di qualcosa, le manifesti. Mi pare in culo che qualcosa, il tacchino. Invece bibin, senti che profumo. Bibin un timpio a bocca, bibin. Ma c'è come si presenta lì, Vedete che gambe, No, vedi. Televisione. Televisione, ma mi parlo delle gambe di Bibi, mica delle gambe di Kessler, no? Te me la capito, no? Va bene. Perfetto. Va bene. Oh, questo che è questo popò di... qua su tre giorni? Capone. Capone che siamo, però capone. Capon magro. Capon magro, ma mi pensavo, perché una volta mi avevo... In testa un capone, ma come si chiamava Pietro? Pietro solo facevo campana, suonava le campane. Pier Capone. Bravo. Le passo qualche. Quello non si mangia, non si mangia. D'altro? E qui in forno c'è qualche cosa. Forno? Abbiamo qualcosa a forno? Abbiamo il panettone genovese. Che siamo. Eccolo qui, il vero profumo di Genova. Questo dice tutto. Questo parla di casa nostra, porto, mare, lanterna, forte, robusto, duro, come il carattere ligure,
Se può, eh? Ah, magnifico. E poi semplice, senza... Semplice, senza fregetti. Fronzoli. Fregetti. Fronzoli, siamo sempre lì, con la, il dialetto italiano. Lingua genovese, fregetti. Fregetti. E poi a vino? E vino, non domandare nemmeno coronata e cinque terre. Ho capito, eh? Ho capito. E poi ti sei... Non deve mancare il cabaret con i frutti canditi. Frutto candito? Ah, sì, sì. Che l'abbiamo scoperto noi genovesi, forse prima di scoprire l'America. 22 ottobre 1965. Gilberto Govi compie 80 anni. Il telegiornale così lo ricorda. Genova oggi ha fatto festa a un genovese. Gilberto Govi, il padre del teatro dialettale genovese, ha compiuto 80 anni. E a lui i concittadini hanno riservato gli stessi slanci, gli stessi consensi e lo stesso affetto che in genere vengono dedicati alle persone di famiglia. Il fatto è, dicono i genovesi, che gli 80 anni di Govi coincidono con la storia del teatro genovese. Oggi il postino ha suonato tante volte in casa Govi. Di lettere, telegrammi e messaggi augurali ne sono giunti a migliaia. E lui li ha aggiunti ai cimeli conservati nel suo studio, una specie di tempio del teatro dialettale. Il sindaco, ingegner Pedullà, gli fa omaggio di una medaglia a ricordo. Govi, già malato, rispondendo all'omaggio, ringrazia e ricorda che quando era nato Settimino, il padre Anselmo, denunciandolo all'anagrafe, non si era detto certo, tornando a casa, di trovarlo vivo. E Govi commenta: e invece, dopo 80 anni, sono ancora qui. A 80 anni e mezzo, il nostro caro Govi è mancato. È stato un momento evidentemente molto triste per tutti, sì. Per lei ci fu una partecipazione enorme del pubblico. Enorme. Lei evidentemente era molto frastornata, sì. In quel momento. Ma le dirò, ero molto frastornata, sì, ma chissà perché in quei momenti non si manifesta il dolore, si rimane come impietriti. E sì, di solito si sente dopo. Si sente dopo. Davanti alla chiesa di Santa Zita, a salutare per un'ultima volta Govi, c'erano amici, colleghi, conoscenti. C'era tutta Genova. E quando è uscito dalla chiesa c'è stato un grande applauso. Santa Zita è la vostra parrocchia? Santa Zita è la nostra parrocchia in Corso Buenos Aires. C'era molto pubblico e buttavano anche dei fiori dalle finestre. E un forte applauso proprio per salutare il grande attore, che se ne andava per sempre. Eccoci all'estrema dimora di Staglieno, in cui Gilberto Govi scelse di riposare. Staglieno è uno dei complessi monumentali che maggiormente interpretano il senso e lo spirito di Genova, legato da un cordone ombelicale molto stretto con la città. Anche l'estrema dimora per Govi è di segno teatrale. Lui stesso la ideò e ne disegnò i primi abbozzi, e poi lo scultore Galletti l'ha realizzata, come la vedete voi adesso. Le maschere, simbolo del teatro, rappresentano la vita. La vita che per Govi era teatro. La vita allegra, la vita tragica, la vita normale di tutti i giorni, la vita in tutte le sue accezioni. La croce che vedete sovrasta le maschere è la croce della morte.
In questi due simboli, molto semplicemente, Govi ha voluto condensare il senso della sua vita, la sua attività sul teatro e il significato di una carriera, di un dono artistico e di una vita, appunto, di un'esistenza tutta dedicata al servizio del suo pubblico per divertire gli uomini. La personalità di Govi, la sua popolarità, il suo mito, hanno pesantemente condizionato il teatro dialettale ligure dopo la sua morte. Impossibile sostituirlo, impossibile dimenticarlo. Occorreva un periodo di ripensamento per ripartire da zero, ma riprendendo un discorso interrotto. Ce lo conferma Vito Elio Petrucci, scrittore, regista, autore ed esperto di teatro dialettale. Ma intanto io vorrei partire dicendo una cosa che mi sembra abbastanza importante, che per tutti noi che abbiamo fatto il teatro genovese e che lo facciamo ancora attivamente, Govi è il cattivo esempio, cioè quello che non si potrà mai più raggiungere, cioè qualcosa che va oltre alle possibilità umane nostre se non ci sono grossi interventi, se non c'è un mondo di dietro. E volevo aggiungere anche un'altra piccola cosa, che nel nostro teatro, nel teatro genovese e ligure, in tutta l'area della Liguria, Govi è stato un fenomeno, l'esplosione, la bomba atomica teatrale, dialettale, mentre il nostro teatro ha sempre vissuto, ecco, cioè non dobbiamo dimenticare che da Rambaldo di Vaccheiro fino alle compagnie che ci sono di oggi c'è una continuità, anche se, come si diceva prima della nostra chiacchierata, è sempre esistita a livello dilettantesco, no? Però questo era un teatro che ha sempre avuto la sua vitalità. Un unico tentativo a livello professionale fu fatto, regista Petrucci, da un altro ligure, Carlo D'Apporto. D'Apporto, nel 1973-75, ha riproposto due testi del repertorio goviano, Articolo Quinto e Pigna Secca Pigna Verde. Evitando giustamente le imitazioni, ne ha fatto due sue personali interpretazioni. Dove andammo con la compagnia, dove andai, il successo fu veramente grande. A Genova poi, io non so, lei era stata la prima. Me lo ricordo. Fu veramente un successone, no? Una cosa che mi allargò il cuore, che quando mi ricordo diedero chiedi scena, io entrai davanti a questo magnifico pubblico. C'era tutta la stampa nazionale, c'era la più bella gente di Genova che era andata sul luogo del delitto a vedere questa eventuale vittima che avrei dovuto essere io. E ci hanno fatto uno scrosciante applauso che mi montò e nello stesso tempo mi impegnò. Cioè quell'applauso che mi fecero entrando, mi fecero capire che volevano assistere a qualcosa. Dovevo arrivare a mezzanotte e mezza. Parlando poi genovese, io non sono neanche genovese, sono ligure, so che lei è di Sanremo. Ma il tentativo di D'Apporto non ha avuto seguito. Se qualche buon attore genovese si decidesse a prendere il teatro di Govi e farlo sul serio, senza imitare Govi, senza imitarlo, perché sarebbe di cattivo gusto, potrebbe ottenere delle grandi soddisfazioni. Perché è un teatro. E il suggerimento di D'Apporto è rimasto solo un'ipotesi. Il tentativo più importante di teatro in dialetto è forse quello presentato dal Teatro Stabile di Genova nel 1980-81, La bocca del lupo, da un romanzo ottocentesco di Remigio Zena nella riduzione di Bagnasco ed Agata. Ce ne parla Marco Sciaccaluga, regista dello spettacolo. Articolare, cosa puoi nucleare? Ma innanzitutto mi sembra di dover sottolineare l'eccezionalità dell'esperienza Bocca del Lupo, eccezionalità naturalmente non nel senso di bellissimo, ma di assolutamente unico, ecco, di episodico. Nel senso che è l'unica esperienza che il Teatro Stabile di Genova ha condotto sulla falsariga del teatro popolare dialettale e mettendo su quel palcoscenico di Genova, quindi tutte le strade di Genova, i personaggi di Genova alla fine dell'Ottocento. Vedere che cosa diavolo era questa città, interpretarla, riraccontarla un centinaio di anni fa attraverso la penna di uno scrittore che descriveva Genova allora ed era appunto il marchese Gaspare Imbrea Remigio Zena.
eccezionalità per varie ragioni e soprattutto eccezionalità a testimoniare una cosa che non vorrei naturalmente offendere nessuno, ma bisogna anche dire le cose come stanno. Certo. Dopo Govi, l'eterno problema del dopo Govi a Genova. Dopo Govi non c'è stato più nulla a Genova in palcoscenico, non dico al suo livello, ma comunque a un livello accettabile se paragonato a quelle che sono le esperienze, gli episodi del teatro dialettale in Italia, fuori da Genova. Ci sono degli eccellenti attori dialettali in Genova che non conoscevo, non tutti ho potuto utilizzare nello spettacolo, ma quelli che ho utilizzati hanno dato una prova di sé straordinaria, alcuni ex attori goviani, ma anche di altre provenienze. Non ci sono gli scrittori. Nonostante tutto, il teatro in dialetto è vivo e attivo. Molte sono le compagnie, dilettanti o semiprofessionistiche, diversi gli orientamenti. C'è chi, come Orsetti, ricerca nello scarso repertorio classico ligure settecentesco, chi si rifà ai testi goviani con tentativi più o meno riusciti di imitazioni, chi riduce e traduce da altri dialetti e chi, forse più giustamente, cerca di presentare casi e tipi contemporanei. Che cosa devono fare gli attori o chi si interessa di teatro ligure oggi? Fare sbagliando, facendo dei forni, facendo dei vuoti, facendo tutto quello che tu vuoi, fare il teatro del tuo tempo. Cioè come oggi, se venisse Raffaello, dovrebbe fare la pittura di oggi, così oggi noi il teatro dobbiamo facendo il nostro tempo. Questo è perché la verità è questa. Noi siamo è il messaggio noi che lanciamo per il futuro. Tra l'altro ti dirò, la linea che informa il mio modo di lavorare è proprio questo: lasciare nei lavori teatrali una testimonianza della Genova nella quale ho vissuto io. D'altra parte, la scarsità di testi dialettali validi non è una caratteristica solo ligure. In questa stagione teatrale, a Torino, Gippo Farassino, con regia di Massimo Scaglione, ha presentato con successo una riduzione in piemontese del più celebre testo goviano, I maneggi per maritare una figlia. Ma esiste anche un dopo Govi che riguarda più direttamente l'attore. A 16 anni dalla sua morte, constatiamo come il rapporto con Govi e col suo teatro, nel pubblico, non ha minimamente risentito del tempo trascorso. Lungi dal cristallizzarsi in una dimensione storica, è rimasto vivo e affettuoso, come per un fenomeno in atto, per un incontro ancora presente. Merito anche della signora Rina, che ha vissuto nel ricordo perché Govi non fosse dimenticato. Sì. Praticamente questo è un museo. Sì, sì, è vero. Io ho cercato costruito di raccogliere. Costruito da lei? Da costruito nulla. Da me, sì. Perché proprio ho sentito proprio, ma non come un... istintivamente, ho sentito che dovevo fare tutto quello che potevo per ricordare sempre e farlo ricordare sempre Gilberto Govi. La signora Rina ha riordinato, fatto catalogare e custodito memorie, documenti, testimonianze, attestati di Govi, la sua biblioteca, il suo studio. Ha donato al Comune di Genova il medagliere di Govi. Sono oltre 80 medaglie d'oro che ricordano le serate d'onore dell'attore nell'arco dei suoi molti, molti anni di attività. L'interesse al fenomeno Govi è testimoniato anche da due libri editati nel 1967, Govi di Enrico Bassano e di Schmucker e Romana, Il mito di Govi. 1970, pressata dalle richieste, la televisione replica alcune commedie di Govi. L'indice di ascolto raggiunge i 12 milioni, l'indice di gradimento supera l'84%, due record per allora. Nel 1976, nella ricorrenza del decennale della morte dell'attore, iniziano le pratiche per donare con un lascito il materiale Govi al Comune di Genova. Contemporaneamente si chiede che venga ricordato dedicandogli una via, una piazza. La scelta, anche su suggerimento dell'amico di Govi, Comandator Zezzo, cade su quelli che saranno i giardini di Punta Vagno, che dovranno sorgere accanto al lungomare di Corso Italia. I lavori sono tuttora in corso. Poco tempo dopo, onore riservato a pochi eletti, un busto di Govi, opera dello scultore Gigi Orengo, viene collocato nel Museo Teatrale alla Scala di Milano.
Accanto alle onoranze ufficiali, molte testimonianze di affetto popolare. Nelle delegazioni di Genova, a Quezzi, abbiamo scoperto una scuola media dedicata all'attore. E al Campasso, un asilo infantile Gilberto Govi. Nei Carruggi, sulle bancarelle, vengono ancora oggi vendute cassette con le registrazioni di commedie goviane. A titolo di curiosità, le cassette sono risultate abusive, non denunciate. In certi casi l'interesse per Govi è decisamente eccessivo. Dal 1976 al 79, più volte viene ripetuta alla televisione la richiesta di un ciclo di commedie con Govi. Si giunge persino ad un'interpellanza parlamentare dell'onorevole Ines Boffardi e ad un intervento dell'allora ministro senatore Pastorino. Nel 1980 l'immagine dell'attore viene utilizzata, senza il consenso della signora Govi, per la propaganda elettorale. E quest'anno Govi approda all'università. Govi è oggetto di una tesi di laurea, la prima che si fa su di lui, scelta quest'anno da una studentessa, Oriana Baciardi, con interessi per il teatro. Infatti, come mai hai scelto questo argomento per la tesi di laurea? Ecco, come ha detto giustamente lei, in primo luogo perché mi interessa il teatro, mi piace moltissimo. E dal momento che sono genovese, il teatro in genovese in particolare, e nel teatro genovese la figura più importante, più significativa è Govi. Quindi mi interessava analizzare un po' da vicino Govi, cioè che cosa ha rappresentato e che cosa soprattutto può aver lasciato, che quale eredità appunto può aver lasciato a chi si interessa di teatro e nel teatro genovese. Ecco, è molto che lavori a questa tesi? Sono già 3 o 4 mesi buoni, un po' di più. Ah, beh, quindi sei già avanti. Sì, allora, il materiale c'è già, esatto. Ecco, sì, allora sì. Ci puoi anticipare quelle che sono gli orientamenti critici di questo Ma tuo sì, lavoro? Sì, sì, senz'altro. Io vorrei così orientarla in tre parti, in tre direzioni fondamentali, e cioè una parte introduttiva di carattere appunto storico, vedere quali possono essere le premesse, la situazione eccetera, una parte centrale più importante che così si rivolge all'attività di Govi, alla sua vita eccetera, e poi una parte finale così per vedere che cosa ha significato, quale eredità può aver lasciato, qual è il dopo Govi, insomma, ecco, nell'ambito così di chi si interessa di queste cose. Ho capito. Senti, hai avuto difficoltà a far accettare la tesi su Govi dai professori? Come l'hanno presa? Ma direi di no. Forse in un primo momento il professor Bonacorsi non era proprio del tutto favorevolissimo, ma poi direi che insomma si è dimostrato abbastanza entusiasta. Ha apprezzato, della cosa. Direi ha apprezzato di il lato senz'altro, teatrale. Senz'altro, senz'altro. Infine questa trasmissione, Tutto Govi, che ha permesso di ritrovare commedie che si pensavano distrutte e cerca di fare il punto, oggi, sul fenomeno Govi. A questo punto credo che un minimo di conclusioni bisognerà cercare di tracciarle, anche tenendo presente tutte le indicazioni che abbiamo avuto. E vediamo di tracciarle con un certo schematismo. L'interprete, il trucco, i tipi, i caratteri, la sua recitazione. Beh, sono tutti d'accordo, e noi con loro, sulla eccezionale bravura di Gilberto Govi. È un coro unanime e mi pare che non si possa aggiungere altro a tutto quello che è stato detto e che abbiamo detto. Sì, la sua teatralità, la sua creatività scenica sono fuori discussione. E allora, invece una qualche discussione entra in gioco quando si affronta il problema del repertorio, cioè quando si sente molti rimproverare a Govi di essersi sempre servito di un repertorio di routine, di un repertorio talvolta mediocre, di un repertorio che non gli è servito per lasciare niente dopo di lui, per creare qualche cosa che durasse e con una tradizione di testi che durasse dopo di lui. Non solo, ma non ha mai affrontato un classico, dicono tutti. Sì, è vero, non ha mai affrontato un personaggio, non si è mai confrontato con un grosso personaggio, con un grosso testo. Però forse all'inizio non poteva. Beh no, all'inizio aveva altre esigenze, aveva i tre testi del Bacigalupo e l'esigenza spiccata di avere subito un'alternativa di proposte di repertorio e quindi di trovare dai repertori dialettali delle altre regioni tradotti oppure in autori nuovi, di forse trovare dopo, qualche cosa. Forse dopo avrebbe potuto, avrebbe dovuto quando era al massimo della gloria, forse però non gli importava, e tutto considerato è stato anche un atto di umiltà
rispetto a dei testi che lui non avrebbe voluto manipolare. Beh, si può dire questo, che certamente ero un professionista che si proponeva di dare un prodotto a un pubblico e che ad un certo punto, appunto quello che tu chiamavi il momento del successo, si è trovato anche prigioniero di fronte all'eccezionale rispondenza, accoglienza di questo pubblico e che gli faceva gioco anche sotto il profilo del capocomicato. Era un mattatore? Eh beh, certo, era un mattatore. Ed era anche un mattatore, direi, vecchia scuola, vecchio stile. Era proprio... Vogliamo dire oggi ce ne fossero? Beh, diciamolo, va bene. No, anche perché è uno stampo che si è un po' perso. Si è un po' perso, in effetti. Però, ecco, avevano anche molti vizi. E alcuni sono i vizi goviani. Voglio dire che quando Govi manipolava i suoi autori e non so, tagliava le parti dei comprimari e assicurava a se stesso la predominanza di spazio e di peso scenico, non faceva niente di diverso da quello che faceva Tommaso Salvini nell'Ottocento, che addirittura non soltanto tagliava Shakespeare, ma ci metteva qualche cosa di suo e otteneva il consenso di Benedetto Croce, che diceva: certo, Shakespeare a tavolino si legge e non si tocca, ma il Salvini sul palcoscenico è uno che improvvisa sul filo del dettato shakespeariano, quindi può modificare. Erano vizi ottocenteschi, forse bisogna considerare che Govi ha continuato l'Ottocento teatrale fino a quando ha smesso di recitare, fino al 1960, cioè la sua tipologia, il suo modo di concepire il teatro era un modo tipicamente mattatoriale, ma anche tipicamente ottocentesco. Mi pare molto giusto, infatti direi che non si possa affermare che Govi sia stato il creatore o l'illustratore o il difensore del teatro genovese, ma il creatore, l'illustratore e il celebratore del teatro goviano, al di là dei dati storici. Sì, e in compenso, prima di lui, fuori della Liguria, il teatro, la Liguria teatrale non esisteva. Dopo di lui, Liguria teatrale significa Govi e significa perciò aver portato in giro il dialetto, anche se molto annacquato, sì, però i suoi personaggi, i tipi e soprattutto proprio la tra virgolette, Liguria. Sì, lo spirito della Liguria, la Liguria. E beh, certamente, credo che questo sia una delle sfaccettature, delle molte sfaccettature che capita di incontrare, in cui capita di imbattersi, se si prende in esame un personaggio complesso che oltretutto è durato così a lungo, per 65 anni in teatro, 60 anni in teatro, come quello di Gilberto Govi. Così una serie anche di contraddizioni, anche di luci e di ombre, che bisogna prendere come sono, senza sforzarsi poi di razionalizzare tutto così, certo, in maniera estrema. Ma dobbiamo alla signora Rina ancora una risposta. Qualche tempo fa, alla fine delle nostre interviste, riferendosi al materiale che custodisce e da lei offerto al Comune di Genova, aveva voluto rilasciarci una dichiarazione, quasi un appello. Tutto questo materiale, quale destinazione avrà, secondo lei? Sono ancora qui che sto aspettando la decisione di chi è incaricato per queste cose, perché io... Quando ho saputo che stanno occupandosi di sistemare un museo che chiamano il Museo dell'Attore, chiameranno, io subito mi sono data d'attorno perché tutto fosse pronto e sono sempre in attesa di sentire quando decideranno di venire a ritirare tutto. Perché la mia vita, i miei anni avanzano. E veramente proprio il mio cuore mi dice che desidererei proprio che tutto questo fosse sistemato prima di andare a raggiungere Gilberto Govi. Sarebbe un peccato che tutto ciò si disperdesse. Sono cose che hanno un grande valore sia per l'arte di Govi, sia per ricordare, perché il pubblico, perché Genova... perché tutti quelli che andranno a visitare il museo lo ricordino come merita. Perciò io spero che al più presto possibile vengano a darmi questa bella notizia di ritirare
tutto ciò che riguarda la sua arte e dare a me una grande gioia. Allora sarò contenta di ritirarmi anch'io. Sul problema del lascito Govi, di questo complesso di cultura e di vita teatrale, la parola a Fulvio Cerofolini, sindaco di Genova. Ritengo che ci sia interesse a sapere come è stata trovata, diciamo così, la soluzione per dare una dignitosa sistemazione all'ascito Govi. Sono in condizione di rispondere che finalmente, ma soltanto negli scorsi giorni, la soluzione è stata trovata e credo di assoluta dignità e una soluzione pienamente accettata ed apprezzata da tutti gli interessati. Innanzitutto dalla signora Govi, dalla Rina Govi, dagli amici del Civico Museo dell'Attore e da tutti quanti abbiamo avuto occasione di occuparsene. Qual è questa soluzione? La soluzione è quella di una sua collocazione in uno degli immobili che fanno parte del complesso della Villa Gruber. Era una parte di questa villa che non avevamo ancora a nostra disposizione, parla a disposizione dell'amministrazione comunale. Siamo riusciti ad accelerare i tempi con la proprietà della villa per una anticipata messa a disposizione della villa stessa. Gli amici, gli amministratori del Civico Museo dell'Attore hanno visionato questi stabili, questi locali, hanno potuto constatare che i locali stessi consentono opportunamente suddivisi la compresenza della Cineteca Griffith, anche questo è un grosso fatto culturale per la città, in una parte e in un modo del tutto autonomo, la possibilità di ospitare, quindi di collocarvi i cimeli goviani, che sono il suo studio, ma che poi sono tante carte, altre cose. Tante sono carte, sono corrispondenze, manoscritti, copioni, forse anche costumi, sì, ci sì. Sono moltissime cose. E quindi la Villa Gruber diventerà, in certo qual modo, una dependance della sede centrale del Civico Museo dell'Attore, che come è noto è all'acqua sola nella Villetta Serra. Quindi il fondo Govi sarà vicino al fondo Ristori, al fondo Zacconi, al fondo Salvini. Esatto. La ringrazio di questo completamento, perché sarà una delle parti per noi genovesi, una delle parti più care e più significative, ma una delle parti di quella più ampia dotazione che è riuscito ad acquisire il pur giovane Museo dell'Attore di Genova. Ecco, la signora Rina può essere soddisfatta. Soprattutto grazie a lei, Govi avrà il suo museo, dove gli studiosi potranno confrontarsi con la fenomenologia di Govi e gli amici potranno andare a testimoniargli il loro affetto. Govi consegnato per sempre, ufficialmente, alla storia del teatro italiano. Il mito si perpetua. Quel mito che va al di là della storia, che forse non sempre è spiegabile, teorizzabile, ma che è una realtà concreta, ieri come oggi. Una realtà che, oltre i confini della Liguria, coinvolge tutta l'Italia teatrale. Per me era tutto, guarda, era il folklore, era la gente, era come pensava la gente, come viveva. Per me era una cosa meravigliosa. È perché era l'unico che veramente ti faceva divertire. Conto mio era tutto per conto me. Com'era tutto? Tutto. Ecco, fa tutto per sera, era tutto per sera. È il simbolo più grande che abbiamo avuto. È una cosa che non si può dimenticare, l'abbiamo sempre tutti in cuore. Govi per me rappresentava tutta sera. Era qualche cosa che colpisce nel cuore, nell'anima, non si può dire. Come un padre, un nonno, un qualche cosa che a quest'età si sente che ci si attacca. Quindi pur facendo ridere aveva sotto dei valori. Guardi, forse era anche malinconia in fondo. Era dei valori che adesso non li sanno più i giovani. Non li capiscono più il suo,
di che cos'era veramente la vita dei nostri vecchi. Quegli scagni, quelle macchiette, non era forse tutto da ridere, sa? Faceva anche pensare. Qualche cosa che c'è ancora, che si sente ancora. Zena li cumale, alle zena de pre, zena senza memoria, le zena de portoia, casana de buon senso, zena de San Vicenzo, pampano, e figge alle zena d'umano. Zena de schegetena, le zena da madena, dell'offeggio de covo, zena de San Teodoro, zena tutti se ste, zena a scendere, zena brugia dal me, zena do grigio ben, zena ma se che penso, le zena de San Wenzu, de nastri e de parme, zena San Matè, zena veggia mai nea, zena de Sant'Andrea, zena devo partire, zena de San Sci, zena dal barcunetto, de schiaia e campetto, zena de sempre quelli, de Susei e Mangelli. Zena da fea bagna, zena de Santa Gà, scoperta parmo a parmo, zena, zena do Carmo, cangia e nome n'accorso, de vigne de San Zorzo, de Crosetti de Mon, zena, de San Simon, zena do tempo antico, de violetta, ed espigo, e paesaggio di ste, zena de casa me, zena de tutti quanti, zena di quattro canti, zena di frisciule, de rampe, de schine, zena de griffe e cruge, de no campo e da fuge, de magun e allegria, zena de sotturia. Zena, sbraggia c'è attesa, le govi e di manese.